Siamo qui con Stefano Ingino, giocatore della nuova Junior Vis. Insomma, un pari nel finale che lascia un po' l'amaro in bocca. Diciamo di sì, perché prendere gol proprio all'ultimo secondo non fa mai piacere. Soprattutto quando siamo riusciti ad andare in vantaggio, andare sotto, recuperarla di nuovo e poi perdere tutto quello che abbiamo fatto durante la partita all'ultimo secondo. Un primo tempo molto difficile, poi nel secondo è scattato qualcosa, forse l'espulsione nel finale vi ha un po' penalizzato, insomma. Vabbè, diciamo che giocare 10 contro 11, un uomo in meno, si sente. Il primo tempo il campo non teneva benissimo, si scivolava molto, poi diciamo nel secondo si è ammorbidito un pochettino, siamo riusciti un po' più a giocare e a ribaltare la situazione, però l'ultimo gol non ci piace. E ora la classifica, come la valutiamo? Si va avanti, si guarda partita dopo partita, guardiamo la classifica, la lasciamo lì dov'è, si deve essere concentrati sempre sulla partita dopo e mai guardare gli altri, quindi guardare sempre solo noi e basta, deve andare avanti così. Perfetto, grazie, è stato gentilissimo. Grazie a voi.